Sì, con Emiliano Viviano. Allora, Emiliano. Federico. Intanto complimenti, ti sei ripreso l'Olimpico qui una serataccia contro la Roma, stasera hai giocato benissimo tutta la squadra, una vittoria straordinaria. Beh, ma come diciamo noi nell'ambiente, il calcio spesso è una ruota e quindi sono contento che questa volta abbia girato positivamente per me. C'è un campo che sicuramente non rende sereno un portiere. Credo che l'ultima, insomma, campo pesante, forse l'ultima parata, quella su Floccari, è stata credo molto, la più difficile, Emiliano. Sì, è stata una parata d'istinto, poi io a volte ho delle opinioni discordanti da voi e quindi credo che voi magari esaltate in dei momenti, io credo oggi che abbia fatto il mio, ma di non aver fatto di sicuro il fenomeno, ma voi a volte magari mi appioppate degli errori che io non considero errori e quindi fa parte del mestiere del portiere. Io sono contento che sia stato utile alla causa oggi, ma che credo che quello che è importante sempre è il risultato di squadra. È la prima vittoria in trasferta del 2013, c'è qualcosa di diverso rispetto alle altre vittorie del 2012 oppure è tornata la vecchia Fiorentina? Sì, che probabilmente oggi abbiamo vinto giocando bene, ma non stracciando l'avversario come era successo altre volte. Quindi, e dopo la partita col Chievo, dove io personalmente ero contentissimo di aver vinto una partita non giocando al solito livello perché era una dimostrazione di maturità, oggi è stata doppia perché abbiamo vinto fuori casa, perché abbiamo tenuto la palla tantissimo nel secondo tempo, perché abbiamo concesso molto poco alla Lazio, che è una squadra di campioni. Quindi credo che questa vittoria a noi deve dare tanta convinzione. Senti Emiliano, guardate la classifica, perché poi ha perso l'Inter, ha perso anche il Napoli, non so se è una squadra in teoria nel mirino. No, ma nel mirino non c'è niente, nel senso che il campionato quest'anno è particolare perché dal secondo al settimo, ottavo posto siamo molto vicini. Poi è ovvio che se noi continuiamo con queste prestazioni e aumentiamo l'autostima e la maturità che abbiamo dimostrato oggi, possiamo magari anche lottare per la Champions, però bisogna vedere un pochino più avanti dove saremo. Emiliano, in occasione del gol di Liaci su punizione, un giudizio tecnico da portiere a portiere? Il giudizio tecnico è che, vi ripeto, per voi a volte è facile parlare, ma io mi metterei in porta a vedere le traiettorie che fanno i palloni e quindi non lo so, non l'ho rivista, obiettivamente sicuramente qualche cosa avrà visto che gli ha dato fastidio, poi noi facciamo uno schema dove copriamo il portiere, però a volte sembra da fuori, dalla televisione, tutto facile, ma in porta, credetemi, è complicato, campo pesante, palla che fa delle traiettorie strane, quindi a volte è pesante. Io penso che Marchetti sia stato, secondo me, in assoluto il migliore della Lazio in questa stagione, quindi e veniamo. Ad oggi ci può stare. La Fiorentina peraltro non vinceva qui dal 2007 col gol di Pazzini. Io non avevo mai vinto anche personalmente all'Olimpico, quindi ringrazio ancora i miei compagni dopo avermi fatto vincere a San Siro oggi, da avermi fatto vincere all'Olimpico. Può essere la partita della svolta definitiva della stagione alla Fiorentina? Può essere, se le diamo continuità con la prossima partita col Genoa e con quelle dopo ancora, perché è ovvio che ormai siamo lì ad un passo e quindi mollare adesso sarebbe veramente un peccato. Grazie. Borca, ora un attimo al di là della partita, ci devi spiegare come fai a giocare a pallone con questa facilità? No, con questi compagni che ho al mio fianco è più facile giocare e ti fanno le cose semplici. Tra l'altro forse diciamo che la lettura della gara è dovuta anche al fatto che hanno lasciato anche molto spazio a Pizarro e anche a te stesso in modo per far creare la Fiorentina al gioco, diciamo. Sì, quando ho cominciato la partita non avevamo molto spazio, ma dopo abbiamo preso la palla e penso che abbiamo giocato come piace a noi, come abbiamo fatto tante volte quest'anno e dopo fare il gol la cosa più facile perché abbiamo preso ancora di più la palla, loro hanno corso tanto e era ancora difficile per loro fare qualcosa di pericolo. Una Fiorentina nel secondo tempo totalmente padrona del gioco. Scusa? Una Fiorentina che nel secondo tempo è stata totalmente padrona del gioco. Sì, noi abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo, secondo me perfetto, perché abbiamo stato dietro la palla quando era di stare dietro la palla, quando era di giocare, di prendere la palla, di tenere la palla, l'abbiamo tenuto e penso che così si vince le partite più facili. Ti chiedo Borca se è stata la partita più bella in trasferta, forse più bella anche di quella col Milan. Sì, forse, è una partita diversa, penso che a Milan abbiamo fatto la partita migliore del comincio. Penso che oggi abbiamo cominciato un po' peggio, ma dopo abbiamo fatto, secondo me, un secondo tempo meraviglioso. Sei riuscito anche a non reagire, perché poi a un certo punto
tiravano delle pedate ovviamente perché la palla era sempre vostra. Sì, è normale, sono cose che succedono nel campo e se fermano in campo. Una partita peraltro decisiva soprattutto per la corsa all'Europa e anche l'Inter tra l'altro ha perso contro il Bologna 1-0. Sì, è importante per noi vincere qua con una squadra che sta lottando come noi per il terzo posto e anche l'Inter che ha perso è buono per noi e dobbiamo continuare in questa strada. Quindi ora un po' di riposo e poi si riparte subito col Genoa. Ripartiamo domenica e speriamo vincere un'altra volta a casa, importante. Posso fare l'ultima sulla nazionale, se a questo punto, perché sinceramente giocheresti titolare anche nel Brasile, non so se nella Spagna c'è verso. Non lo so, ancora lo vedo abbastanza difficile perché la Spagna adesso è troppo forte, ma sempre uno vuole andare. Complimenti.